care compagne e cari compagni, noi non ci rassegniamo e cambiare si può. Sometimes I feel so happy. Il lavoro, diciamo, sempre. Sometimes I feel so sad. Fondata sul lavoro la nostra tessera del 2013. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Senza lavoro vince la disperazione sociale. Baby, you just make me mad. Le donne non solo curano, ma cambiano il lavoro, il mondo, il benessere di tutti. Linger on. Your pale blue eyes. Progettare il futuro che dobbiamo cominciare a costruire nel presente. Linger on. Your pale blue eyes. Giornata di fischi, di contestazioni, di grida sulle zone del terremoto, ma anche a Milano nella giornata della memoria per le dichiarazioni di Berlusconi che commenteremo fra poco. Ma anche una giornata in cui noi vorremmo parlare di un paradosso, in questa campagna elettorale in cui i partiti dovrebbero svelare le loro ricette, in cui si dovrebbe discutere di numeri o di dati, i due principali piani per uscire dalla crisi sono stati presentati dalla CGIL e dalla Confindustria. E questo è già una prima curiosità, nel senso che forse dovrebbe essere il contrario, dovrebbero i sindacati giudicare il lavoro altrui, ma invece sono loro che hanno fatto il passo avanti, i sindacati e la Confindustria. Perché è strano? Perché la campagna elettorale in realtà dovrebbe essere tutta centrata sulle questioni economiche, perché abbiamo un presidente del Consiglio che è un uomo di formazione economica. Insomma, è positivo che le parti sociali si prendano questa responsabilità, ma forse dovremmo riflettere sul fatto che i partiti hanno fatto un passo indietro ancora una volta e non ci svelano le loro ricette. Bene, questa sera siamo qui con Susanna Camusso per parlare del piano del lavoro presentato alla CGIL, e sicuramente c'è da discutere, perché è un piano che in qualche modo va contro tendenza, perché parla e torna a teorizzare un forte intervento pubblico, perché dice che vuole recuperare dei soldi dall'evasione fiscale e cerca anche di tagliare come, perché è composto di quasi 622 pagine ed è quindi molto curato nei dettagli. Molti dicono che è un piano keynesiano di vecchio stampo, qualcuno dice che è statalista, sta di fatto che stasera discuteremo di questo modo di uscire dalla crisi, che forse è l'unica possibilità che questo paese ha, a meno di non scegliere la ricetta della Confindustria. Buonasera da Luca Telese. Luca Telese ha ricordato il piano della CGIL, c'è cioè anche il piano, come ha ricordato lui, della Confindustria. Io ricorderei, come ha fatto peraltro anche il Foglio recentemente, che ci fu un piano sempre della CGIL, ma del suo diciamo grande leader Di Vittorio, sul lavoro nel 1949. E vorrei ricordare questa frase che fu epica, e cioè il presidente, quello che fu il presidente del Consiglio De Gasperi, rispose: beh, insomma, se bastasse un piano per risolvere le cose saremmo a posto, ne abbiamo talmente tanti di piani che non è questo il problema sono i quattrini, rispose De Gasperi. Insomma, ci si può mettere intorno a un tavolo, prevedere un piano, però il governare vuol dire avere a che fare con risorse scarse. Questo è fondamentale e sicuramente sarà uno dei temi che affronteremo questa sera. Secondo elemento, e poi mi taccio perché ieri sono stato troppo lungo, è il ruolo politico della CGIL, che è un tema altrettanto interessante. Oggi persino il candidato premier Ingroia, la sinistra della sinistra, si è lamentato di quello che lui pensa essere un azionista di maggioranza del PD, e cioè la CGIL. Monti non ha nascosto la sua insofferenza nei confronti della CGIL e della sua possibile, dei suoi possibili condizionamenti nei confronti di Bersani. Beh, Berlusconi sulla polemica con la CGIL ci ha fatto molte battaglie, i suoi ministri hanno fatto accordi soltanto con due o tre sindacati, i suoi governi talvolta sono addirittura caduti su grandi manifestazioni della CGIL. Quindi il secondo grande tema è: la CGIL è solo un sindacato o in realtà è a tutti gli effetti un grande, importante e pesante partito politico? Beh, lo vedremo questa sera. Buonasera da Nicola Porro.
Buonasera, l'informazione in diretta della 7. Mentre stavamo recitando i nostri editoriali è arrivata un'ulteriore agenzia con la risposta di Monti alle contestazioni di oggi. Abbiamo titolato questa puntata l'agenda di Susanna, non per prenderci eccessiva confidenza, ma perché la centralità anche polemica di questo importante evento, la presentazione di questo piano, sta comunque catalizzando il dibattito economico. Allora passiamo subito a Susanna Camusso per chiederle una cosa, diciamo, preliminare, cioè è stata una vostra scelta quella di far cadere la presentazione, l'illustrazione di questo piano nel pieno della campagna elettorale per condizionarla, per orientarla o per dare un contributo? È stata sicuramente una scelta, come sempre hanno fatto i grandi sindacati, che è stato quello di proporre la propria richiesta politica, le proprie rivendicazioni o le proprie opinioni su come si deve affrontare una stagione quando c'è una campagna elettorale. In questo caso gli abbiamo dato una veste ben più significativa che solo un punto della situazione, perché il nostro giudizio è che il Paese è in una fase molto difficile, molto critica, che se non si fanno scelte anche in qualche modo radicali non si governa l'uscita dalla crisi, ma ci si avvita sempre di più, e proprio per questo gli abbiamo dato la veste di un vero e proprio piano del lavoro, di una proposta non di breve ma di medio periodo. Il vostro piano, mi corregga se la sintesi è eccessivamente sintetica, prevede 60 miliardi di investimenti, prevede una grande fetta di finanziamento di questi investimenti dal recupero dell'evasione, perché si pensa nel piano a 40 miliardi di recupero dall'evasione, e da una patrimoniale sui grandi patrimoni, poi ne parleremo. E si prevede anche, per esempio, l'assunzione, mi sembra, di 170-180 mila giovani nella pubblica amministrazione al costo di 10 miliardi di euro. La mia domanda è molto semplice. Lei non pensa che con l'esperienza del passato le cose che riescono bene ai governi siano le assunzioni, la spesa pubblica, e le cose che riescono male siano il recupero dell'evasione e l'aumento delle entrate? O meglio, oggi non si possono aumentare di più? Se posso permettermi di correggerla, noi non abbiamo quantificato numeri di assunzioni né lo faremo, esattamente perché abbiamo nella nostra recente storia, che aveva promesso milioni di posti di lavoro, e sappiamo tutti com'è finita, quindi promesse è bene non farle, è bene invece provare a ragionare delle cose concrete. E anche quell'idea che siano solo esclusivamente assunzioni pubbliche, nemmeno questo abbiamo detto, nel senso che noi abbiamo proposto, e siamo molto convinti di questo, un intervento pubblico che deve avviare dei programmi, un intervento pubblico che deve indicare qual è l'orientamento, ma ben venga se altri investimenti, presenze ci sono, anche perché pensiamo a delle cose che non sono temporanee. Pensiamo agli interventi di tipo strutturali, di dove si deve dirigere l'economia del nostro paese. Ho visto che molti si sono accaniti su questa cosa, che una parte consistente delle risorse noi pensiamo possano venire dall'evasione, e io sono sempre preoccupata quando l'idea che delle risorse deve venire dall'evasione vedono tutti compatti a dire non può essere, cioè vuol dire che noi non vogliamo mai aggredire davvero quel nodo, che è uno dei grandi nodi anche della difficoltà oggi del nostro paese e anche delle tensioni che ci sono. Però vorrei rasserenare, noi per esempio diciamo, in termini di politica industriale e di investimenti sulle infrastrutture, si può mobilitare il patrimonio che sta nei fondi di previdenza complementare, che sono 23 miliardi che ci sono, quindi abbiamo detto si può fare e si dovrebbe fare una grande riforma della pubblica amministrazione, non un taglio della pubblica amministrazione o della spesa, ma una grande riforma che potrebbe determinare, qui sì, dei cambiamenti di orientamento della spesa e anche dei risparmi. Cioè abbiamo indicato una pluralità di fonti di finanziamento. Tra queste insistiamo, a proposito dell'essere autonomia e autonomi nelle nostre proposte, non al posto di nessuno, sulla patrimoniale, perché basterebbe guardare la storia di questi anni per vedere la progressione di aumento della tassazione sul lavoro dipendente, sulle pensioni, su tutti coloro che avevano un reddito assolutamente rintracciabile, e contemporaneamente l'aumento dell'evasione, che normalmente non la fanno i poveracci, e il fatto che invece tutto ciò che si è spostato in termini di rendita, circa l'8% nel nostro paese si è spostato dal monte salari e dal monte dei redditi verso il capitale e la rendita, tutto questo ha continuato a pagare molto meno tasse. C'è dentro questo non solo una
rinuncia ad avere delle risorse per gli investimenti, ma c'è una profonda ingiustizia. Susanna Camusso, una grande parte di quelle rendite per lo Stato sono pagamenti di interesse sui titoli dello Stato e ha bisogno di renderli appetibili, i BOT, i BTP, per il semplice motivo che hanno bisogno di essere sottoscritti. Sono tassati in maniera molto agevolata, pensi un po', se vanno in successione non sono tassati a differenza di tutto il resto. Quindi il rischio è che quello è il risparmio degli italiani, che può essere risparmio anche di molti ricchi italiani, ma anche di persone, non voglio fare populista, però le voglio dire che quello è il problema che poi quando si governa uno deve toccare i bot. La vedo un po' disattento. La rendita intende gli utili, lei, delle imprese? Ma la rendita sono tante cose, anche gli iperpatrimoni immobiliari di chi ha spostato gli investimenti dalla produzione e dalle attività nel comprarsi immobili. Però la vedo disattento perché quando, per esempio, si diceva il paese è sull'orlo del tracollo, non ci sono più risorse, noi dicemmo, ma scusate, visto che noi abbiamo un problema di altissime retribuzioni di una parte della direzione pubblica, di molteplicità degli incarichi che gridano vendetta rispetto ai salari medi dei lavoratori, visto che si vuole bloccare le pensioni eppure ci sono le pensioni d'oro, noi proponemmo invece di fare demagogia sul taglio orizzontale, perché non paghiamo in botte tutto ciò che cede una certa cifra? E tutti ci dicono, no, non si può fare, perché? Perché bisogna fare queste forme. Allora, mettiamoci d'accordo. O i titoli di Stato sono il risparmio medio delle persone, allora non bisogna toccarlo, o forse i titoli di Stato non sono così solo il risparmio medio delle persone, e allora ci si può ragionare. Si possono mettere le soglie se sono il risparmio delle persone. Nessuno di noi c'ha intenzione di andare dalla pensionata che ha messo pochi soldi che ci aveva, non stiamo ragionando ovviamente di questo. Vorrei dire però che ci piacerebbe, così tanto so che ci arriveremo, lo diciamo subito, ci piacerebbe capire come le banche stanno utilizzando i grandi investimenti che hanno fatto in titoli di Stato e in che veicoli li mettono per rivenderli ai risparmiatori, perché poi appare che l'acquisto di botta sia una cosa così lineare, ma invece in realtà sono pochi i cittadini che comprano direttamente i botte, sono tanti i cittadini a cui vengono invece rivenduti attraverso veicoli delle banche che forse non sempre gli raccontano la verità. Bene, siccome ripercorriamo il film della giornata, prima di scendere nel dettaglio del piano, per esempio parlare di patrimoniale, io vorrei che rivedessimo i 9 secondi che hanno terremotato il dibattito politico di oggi, perché Susanna Camusso questa mattina era lì, nella inaugurazione di quel museo che ha suscitato un putiferio a partire dalle parole di Silvio Berlusconi. Il fatto delle leggi razziali è la peggiore colpa di leader Mussolini, che per tanti altri versi invece aveva fatto bene. Susanna Camusso, queste parole lei non le ha sentite, ma vedo una sintesi delle agenzie, l'ANSA, applaudita la Camusso, fischiato Berlusconi. Mi interessa chiederle una cosa, crede che ci sia una strategia o è stata un'esternazione nata, come dire, dalla capacità di improvvisazione del Cavaliere? Faccia dire una cosa, che l'inaugurazione di stamattina al binario 21 in realtà avrebbe dovuto essere la notizia, non le esternazioni di qualcuno, perché quella è una parte importante della storia del nostro paese. È per noi, per le organizzazioni sindacali, una parte importante. Quando noi ogni anno facciamo il treno dei lavoratori e degli studenti che vanno ad Auschwitz, abbiamo sempre segnato con il passaggio al binario 21 il senso, perché ci ricordiamo non solo degli ebrei mandati in campo di concentramento, ma dei tanti lavoratori che, colpevoli di aver fatto sciopero contro il regime fascista, partirono diretti ad Auschwitz e la gran parte di loro non è tornata. Allora, forse la notizia doveva essere questa, che un pezzo della storia italiana, del percorso, come è stato detto stamattina negli interventi, diventava esplicito. Invece, ancora una volta, su una cosa così importante si finisce nel dare i titoli al ex Presidente del Consiglio e alle cose che dice. L'altra cosa che forse bisognerebbe ricordarsi, perché noi abbiamo una memoria un po' sincopata, è che non è la prima volta che l'ex Premier fa affermazioni che sono poco limpide rispetto al prendere seriamente le distanze dal peggior periodo della storia recente italiana, che è stato il nazifascismo. Ed è la ragione per cui può darsi che ci siano dei calcoli elettorali, però io penso che ci sia una parte della destra italiana che i conti con la storia non li ha fatti.
E che cioè, cosa vuol dire? E che non ha fatto i conti col fatto che quella fu una dittatura, fu una terribile dittatura, fu il nostro paese schierato col nazismo, che abbiamo rischiato di dargli in mano il paese. No, questo sì, ma c'è una parte della destra italiana che dopo sì, Fiuggi, dopo... Che non li ha fatti, perché sennò non si direbbero queste cose, adesso... Quindi è dell'idea, non è vento dal sen fuggito. Ha risposto all'opzione 2, non è voce dal sen fuggito, ma c'è stato un ragionamento, dice la Camusso. Dietro dico questo, che c'è una storia, essere... me ne ricordo altri. La villeggiatura, sì, no? Me ne ricordo altri. Sulla villeggiatura del confino. E sì. Infatti io credo che noi faremmo un grande servizio alla giornata della memoria se domani nessuno titolasse sull'ex non premier. Sarà così. Non e titolasse così. Invece della e lui lo grande sa. Importanza della giornata, perché in realtà il tema vero è questo. Senta, io però volevo ritornare per essere più attento fra 6 mesi quando la rintervisterò sulle questioni del vostro piano del lavoro. E che è non volevo offenderla. Ma no, ma si figuri se mi offendo per una cosa di questo tipo. Il tema fondamentale è la patrimoniale, la chiedono anche alcuni movimenti politici. Secondo lei è distante la sua patrimoniale dall'idea, per esempio, di una patrimoniale progressiva sugli immobili che c'ha il PD, o delle patrimoniali che, per esempio, Di Pietro e il suo movimento politico dicono che sia necessaria? Anche Monti, a precisa domanda, dice: se avessimo un'anagrafe perfetta della ricchezza degli italiani, si potrebbe fare una patrimoniale. La mia domanda, quindi, è semplicissima. È diversa? C'è qualcosa di diverso? Ma è evidente che una seria tassazione progressiva sugli immobili è una parte della patrimoniale che noi pensiamo. È una parte, non... C'è appunto cioè, tutto il titolo della ricchezza immobiliare, della rendita e così via. Nel poi, grande dilemma immobili o beni immobili, voi pensate le ricchezze sono fatte di tante cose e che sarebbe bene che tutte abbiano una progressività. E la critica che abbiamo sempre fatto alle formulazioni dell'ISE. Tu hai accesso sì, ai servizi in ragione dell'ISE che presenti, se l'ISE lo fai solo sul reddito dichiarato, grazie. E poi invece chi ha dei patrimoni che non entrano nel reddito della persona fisica, vanno all'asilo e pagano meno del lavoratore dipendente che invece, siccome ha tutto dichiarato, si trova in una fascia superiore. È lo stesso schema, cioè la nostra Costituzione dice che la tassazione, che è patto di cittadinanza, io sono una fautrice del fatto sì, che bisogna pagare le tasse, quel patto di cittadinanza è basato su un principio di equità, che è quello della progressività. Oggi il nostro sistema fiscale non è un sistema progressivo. Non pensa che, così come lei ha lucidamente detto, cioè che di troppe tasse stanno morendo i lavoratori, cioè il famoso cuneo fiscale, la differenza tra quanto costa un'impresa e quanto arriva effettivamente al lavoratore, non si possa anche applicare alle imprese? Cioè non sono tutte e due figlie di un stesso principio? Non la vorrei liberista, ma... No, quasi. Non c'è pericolo, sono serena. Noi abbiamo detto in tante occasioni che c'è un problema di tassazione sulle imprese. Attenzione però, di tassazione sulle imprese, non di tassazione sul reddito delle società in generale, non di tassazione degli imprenditori, perché per esempio questi 20 anni hanno segnato il fatto che tanta parte degli utili sono usciti dalle imprese e sono andati negli immobili, nella finanza e così via. Allora, io che penso che un'azienda che reinveste i suoi utili nel macchinario, in un nuovo prodotto, nella ricerca, andrebbe favorita anche fiscalmente, adesso del tutto detassata magari non ce la facciamo. E io metto in bocca delle cose che non vuol dire. Ma favorita fiscalmente, penso che se quegli stessi utili vanno a rendita finanziaria non capisco perché debbono avere... Le piace Hollande con la sua tassa del 70% sui patrimoni sopra il milione? Ma capisci, Hollande può fare un ragionamento di innalzamento perché la patrimoniale in Francia c'è da lungo tempo... E quindi è chiaro che chiede un intervento straordinario rispetto a un sistema fiscale che ha già quell'ordine. A me pare che anche una tassa dell'1% facciamo fatica a dire che si può mettere, quindi ci vorrà ovviamente una qualche gradualità. È stato solo apparentemente una polemica sulla Satia, ma in realtà sottintende proprio questo dibattito. Monti, il premier Monti, si è arrabbiato, fra l'altro sulla 7, per una gag di Crozza, e allora vorrei che la vedessimo insieme per ragionare su questo tabù che sono i ricchi e la ricchezza. Cioè in Italia sembra che non si possano pronunciare e nominare le ricchezze di chi ha di più. Guardate però la reazione di Monti a una piccola, minuscola, innocente battuta. Monti ha fatto la sua lista civica che si chiama Scelta Civica. Ha fatto la sua lista, scusate, la sua lista che si chiama Scelta Civica, che è l'alta società civile,
Ecco, quella è l'alta società. Cioè, c'è una società civile che scende in politica e viene dal basso, poi c'è un'alta società civile che sale in politica e viene dall'alto. È tutto un salire e scendere, praticamente, no? Al piano merda ci stiamo noi, cioè... Ci sono tutti... Ecco, allora, nella lista... Monti sono loro, io credo in loro, I believe in them, basterebbe mettergli una patrimoniale a loro, dico solo a loro, basterebbe metterla a loro, il più povero di questi qui ha la canciacca, ma non quella del risico, quella vera in Asia, questa qui è gente che non ha mai preso un tram in vita loro, li costruiscono ma non li prendono. Ma semplicemente qui, se ha detto questo, ha detto una buffonata, strano perché lui di solito è molto sottile, abbiamo dei terremotati poveri, abbiamo della gente che si è dedicata esclusivamente al volontariato, abbiamo qualche industriale. Mi spiace che sia così pateticamente disinformato. Allora, dietro questa reazione però c'è questo tema, no? Che in qualche modo... In questo paese sembra che siamo tutti uguali, sembra che le tasse colpiscono tutti indifferentemente, non c'è un'imposta di successione, cioè la ricchezza e la rendita... No, l'imposta di successione c'era ed è stata profondamente cambiata al fine che qualcuno fosse tranquillo. No, scusatemi, l'imposta di successione per i ricchi c'è. Non diciamo cose che non ci sono. Scusatemi, c'è. È uno dei chiodi. Infatti una delle proposte che fanno i nostri giovani è esattamente di provare a riragionare sull'imposta di successione e di utilizzare quelle risorse per defiscalizzare l'assunzione dei giovani. Perché le solidarietà si fanno in tanti modi. Se si dice il paese sta male e ha bisogno di fare delle cose, allora non è che si può sempre pensare che tagliamo il 10% dei lavoratori pubblici perché così diamo un grande contributo. Guadagnano mediamente 1.400-1.500 euro al mese. Loro sono lo scandalo d'Italia, ma tutti gli altri non si può fare nulla. Così non funziona. Beh, i dipendenti pubblici sono pagati con la spesa pubblica, i dipendenti privati sono pagati con la spesa del privato. Sì, ma i dipendenti pubblici fanno un lavoro. Non è che siccome li paga il pubblico si può tagliare. Non c'è dubbio, cioè, però adesso... è una differenza nel pagamento tra i due. Producono ricchezza e pagano le tasse anche loro, per esempio. Che la pubblica amministrazione italiana tutta produca tutta questa ricchezza. Sì, produce tanta ricchezza. Pensi solo al valore che ha l'istruzione. Pensa che valore ha ai fini dello sviluppo di un paese e delle risorse. Nessuno lo mette in dubbio, ma forse sull'istruzione, tra i 2 milioni di dipendenti della pubblica istruzione, forse qualche spreco si potrebbe anche annidare là dentro. E penso che forse una razionalizzazione è quello che volete anche voi, no? Nella pubblica amministrazione. Molto attenti a come la pubblica amministrazione ha la necessità di riformarla, ma vorrei dire che tutto quello che io ho sentito e ho visto fare dalle finanziarie Tremonti alle finanziarie Monti, lì di intervento di innovazione e riforma della pubblica amministrazione non c'era niente, tagli a go-go, nella convinzione che tagliare le pensioni, tagliare la sanità, tagliare la scuola facciano bene al paese e al suo sviluppo, i risultati sono qui, però vorrei dire non si può dimenticarsi in ogni occasione che noi, ogni volta che si fa il momento in cui si arriva al pagamento delle tasse e compaiono le dichiarazioni dei redditi, c'è il lungo elenco di quelli i cui dipendenti guadagnano di più dell'imprenditore, quelli che hanno i patrimoni noti e però risultano nullatenenti. Cioè c'è o no un tema per cui c'è una sperequazione fiscale nel nostro paese tutto a danno della parte meno abbiente del paese? Però può se quantificare, c'è, è il grande tema. Qual è la soglia? Perché sa che su questo in una puntata di Formiglie è successo un mezzo cataclisma. Qual è la soglia secondo lei? Perché quando poi si inizia a definire cos'è il benessere, che cos'è la ricchezza, qual è la soglia di reddito che lei considera un reddito su cui aumentare un'aliquota di prelievo? La soglia di reddito che bisogna pensare di mettere la patrimoniale è 1 milione di euro. Un milione di euro. Beh, esattamente come la successione. Sotto il milione di euro non c'è successione, sopra il milione c'è la successione. Quindi però una cosa è un reddito, l'ordo di un milione di euro e una cosa è un bene è di un milione di euro. Esatto, vedo che... Ma il reddito della successione, scusami Luca, eh? La successione non è su un reddito. No, dico, una cosa è ricevere in successione un bene che vale 1 milione di euro. No. O dei beni che valgono 1 milione di euro. Va bene, non ci incastriamo. O una cosa è ricevere un'azienda. Cioè, sono tante modalità. Senta, e si è fatta delle operazioni. E poi, l'altra domanda, ovviamente, io penso che se noi sentiamo gli italiani, il 99% degli italiani dice che è giusto combattere l'evasione. Non fosse altro che anche, diciamo, i liberisti dicono è sleale un'azienda che non paga le tasse rispetto a un'azienda che le paga. Quindi cambia le regole del mercato che sono
fondamentali. Non certo, falsa la concorrenza, su questo non c'è dubbio. Anche la criminalità e per esempio il falso in bilancio sarebbe fondamentale. Però c'è una parte del mondo liberista che mi pare che abbia governato e abbia tolto il falso in bilancio, ma forse l'ho distratta io. E questa è una battuta che viene sempre bene sul falso in bilancio e come sull'evasione. La domanda che le volevo fare è la seguente. Secondo lei però ridurre l'evasione fiscale si traduce immediatamente in una maggiore competitività del paese e sì, perché? Beh, sicuramente. Intanto si traduce nell'avere delle risorse da investire per il futuro di questo paese e questo determina di per sé crescita. Poi comunque, per esempio, ma secondo lei un'azienda che lavora in nero rispetto a un'azienda che sta contemporaneamente lavorando in trasparenza non ha una concorrenza sleale? Assolutamente, quello che dicevo. Diventa più competitiva se non deve combattere. Muore quella che lavora in nero. Logica. Si fa emergere quella che lavora in nero. Devo dire ci sono anche delle esperienze nella nostra storia. Vorrei essere storia. Paradossale con lei. Cioè, in alcune parti di questo paese, per non prenderci in giro, alcune imprese marginali, in maniera sbagliata e illegale, campano soltanto attraverso l'accomodamento fiscale che si sono trovate. Questo non è giusto in assoluto, però la domanda che io le faccio è diversa. E cioè, lei non pensa che quell'ammortizzatore sociale che è il nero, è una cosa tremenda che le sto dicendo, in realtà se dovesse saltare si porrebbe una questione di tensione sociale Guardi, superiore? Quando facciamo Ma la, capito, quando non c'è un giudizio di valore. La prima legge eh? Sull'emersione sì. del lavoro nero, tutti dissero, ecco, ammazzerete interi invece... settori, eccetera. Guardi, il settore prevalente su cui fu fatta l'emersione è il settore vitivinicolo del nostro paese. Mi dica se il nostro settore vitivinicolo è morto o se invece si è fatta una straordinaria operazione. E lui è un imprenditore del vino, l'ha fatto apposta perché lo sa. Non lo sapevo, confesso, non lo sapevo. Ha fatto profitti pazzeschi. Ma figurati, in agricoltura si fa a reddito catastale. Volevo chiedere una cosa, nell'intervista al Foglio, che ha annunciato in qualche modo il piano, c'è stato un accenno autocritico che lei ha fatto a Claudio Cerasa, il suo intervistatore, facendole vedere, ponendo insomma la questione della precarietà come un rimpianto del sindacato da recuperare anche con questo piano. Noi siamo andati in un'agenzia di lavoro interinale trovando dei lavoratori che non sanno neanche che cos'è il sindacato, non lo disprezzano, non lo criticano, ma se lei vede queste interviste che ha fatto il nostro Marinetti, vedrà che c'è un senso quasi di distanza. Commentiamolo insieme. Elimina i sindacati, per esempio, che sono una struttura vecchia, sono una struttura politica, con i capi come i partiti politici. Non c'è più bisogno del sindacato, perché le aziende devono tornare a essere di proprietà di chi ci lavora. Porca puttana, che... Lavoro in un albergo, mi fanno appunto contratti ogni settimana, mi rinnovano il contratto. Quindi tu insomma. Scadi ogni settimana, da sei anni? Sì, da sei anni, sì. Loro assumono così, ecco. Ti sei mai iscritta ad un sindacato? No. Perché? Non ci ho mai pensato. I miei contratti sono stati contratti a termine, però lunghi, quindi diversi anni, dove le aziende hanno usufruito di tutti i rinnovi che era possibile usufruire, ma poi quando arrivava la scadenza non era possibile assumere a tempo indeterminato. Sei mai iscritto a un sindacato? No. Perché? Ma perché in realtà, avendo sempre lavorato, diciamo, magari sono stata anche fortunata, non so, però ho sempre concluso un lavoro e iniziato un altro. Tu ti senti una lavoratrice flessibile o una precaria? Oddio, un po' tutte e due in realtà. Le agenzie per il lavoro come Umana rappresentano il canale privilegiato di ingresso per i giovani nel mondo del lavoro. Non è precariato, quindi è una flessibilità tutelata. Negli ultimi mesi abbiamo riscontrato un aumento di iscrizioni dai 20 ai 30 anni, ovvero neodiplomati e neolaureati. Ho 35 anni e lavoravo in una società semipubblica, una società del gruppo regionale, occupandomi di comunicazione. Dopo un anno di disoccupazione ho ritrovato un lavoro e a partita IVA e quindi vabbè. Libero ero prima non per mio volere, ma per inadeguatezza del sindacato, libero sono adesso per scelta, quindi il fatto di non aver diritto a tutela sindacale non mi spaventa. Al segretario Camusso direi di non sedersi sulle poltrone, ma magari andare a fare le interviste come le state facendo voi, a chiedere effettivamente di che cosa ha bisogno la gente. Che cos'è questo mondo e perché non sente di avere bisogno di voi?
questo mondo sono tante cose, purtroppo. No, dicevo perché... soprattutto un contratto a settimana, no? Rinnovato continuamente. Sì, ma è un contratto a settimana. Per lei è una bestemmia quella? Ma adesso proviamo a girarla. Ma se quella... proprietario di un albergo, da quello che ho capito, ogni settimana da lungo tempo firma quel contratto, qual è la ragione per cui deve farlo? Forse sono alberghi diversi, immagino, anche perché non è possibile, non è possibile oggi fare contratti. Detta, no, sono tutte assunzioni interinali. Ah, scusi, interinale certamente è possibile, per somministrazione. Pareva che fosse una lavoratrice interinale per sua dichiarazione. Ha ragione. Sono disattento oggi, è proprio un disastro questa sera. Evidentemente c'è qualcosa che non va se la metodologia è quella. E allora forse bisognerebbe intanto domandarsi che mostri giuridici sono stati prodotti in questo paese che determinano tutte queste cose. Poi perché questi lavoratori non incontrano il sindacato? Questo è il tema su cui ci interroghiamo da tempo, a cui io sono giunta a dare due risposte. Una, quella classica che vediamo. Un lavoratore in quella condizione spesso pensa che essere sindacalizzato diventa un problema in più, tant'è che spesso arriva quando ha perso il lavoro, quando non c'ha infatti più, la ragazza non dice non ho cercato il sindacato perché ho sempre trovato lavoro. Esatto, e quindi pensa che il sindacato, come dire, quando interviene tu non hai la possibilità. E questo è un dato che noi rileviamo, molti dei lavoratori che sono rivolti al sindacato sono in genere lavoratori che sono arrivati alla fine di un contratto, non vedono il rinnovo, la possibilità. L'altro tema è che c'è stata una progressiva separazione, e qui c'è anche una responsabilità nostra ovviamente, tra una parte del mondo del lavoro regolata solo dalla legislazione brutta che abbiamo nel nostro paese e un'altra parte del mondo del lavoro che è regolata invece dai contratti nazionali di lavoro. Il grande tema è come i contratti tornano a essere inclusivi di tutto il mondo del lavoro. Questo presuppone ovviamente distinguere tra chi è effettivamente lavoro autonomo e tutte le forme più o meno mascherate di lavoro dipendente. Bisognerebbe uscire da questa filosofia per cui ciò che noi chiamiamo precariato qualcuno invece lo definisce flessibilità perché così fa meno male, ma in realtà vuol dire non affrontare concretamente il tema della soluzione e vuol dire anche però avere un'idea della contrattazione che non è quella della derogabilità della legge. Vediamo il nostro flessibile per eccellenza, Parenzo, o è precario? Ah, Parenzo è andato a fare un viaggio a Venezia, pensi, con Gianfranco Rotondi, che è stata una fotografia dell'impopolarità che vivono in questo momento i politici. Perché poi dopo parliamo di politica con la Camusso. Alcuni sono stati chiamati impresentabili. Altri sono stati braccati. Hanno tentato di farli fuori. Ma qualcuno è sopravvissuto. Ed ora è il candidato. Marietta Vonta in gondola. Rotondi, buongiorno. Salute. E allora? Anche questa volta ce l'ha fatta, capolista in Campania. Sa, è una legge elettorale che lascia la scelta ai partiti. Il mio partito ha ritenuto questa volta di spendermi in un collegio un po' vivace a questo giro, non le pare? Perché dice un collegio vivace la Campania? Beh, vivace perché ci sono casi di cui ha parlato tutta la stampa nazionale. Cosentino, un vero impresentabile, no? Ma guardi... Cioè lei è più presentabile di Cosentino, questo è il bello. Ma senta, il dubbio che le trasmetto è che a me mi presenta lo stesso partito che aveva presentato Cosentino, quindi è una valutazione che fanno loro, per cui... Se siamo o no presentabili lo decidono gli elettori. Beh, per Berlusconi lei è più presentabile di Cosentino. Bontà sua. Diamo una dimostrazione che lei non è la casta. Che... Cosa prendiamo? Prendiamo un vaporetto? Certo che no? Prendiamo. Come ci vuole andare a Piazza San Marco? A nuoto? Magari c'è un motoscafo, che ne so io. La fermata che prendo io è Rialto per andare esattamente dove devo andare. Salve, siamo... Beh no, per loro pago io. Va bene. C'è qualche sconto per i deputati? Come no? È possibile. Bisogna dire al sindaco di far sconti per i deputati. E per i giornalisti c'è qualche sconto? Di più per i giornalisti. Serino. Io almeno il giornalista, sì, il giornalista. Vabbè.
Qualche giorno fa lei ha detto una delle cosiedette rotondate, come la può avere definita. Mi fa piacere che ci sia un marchio di fabbrica. Cioè, lei ha detto con il Porcellum sono state candidate mignotte e... No, non è un'espressione democristiana. Sono state candidate... Col Porcellum. Ho usato sinonimi. Mi dica se hai sbagliato. Con il Porcellum sono state candidate mignotte e portaborse. Ho detto un'altra cosa. Non ho detto la parola portaborse. No, la prima non ho detto, portaborse sì. Ho detto un'altra cosa. In Italia ognuno piazza portaborse, amiche, amici. È una prassi che non dipende dalla legge elettorale, ma dalla classe politica italiana, che non è all'altezza nemmeno di questa legge elettorale. Perché non è così? Abbiamo un politico che finalmente viene a piedi, viene a prendere il vaporetto. Dove lo trova? Dove lo trova? C'è un clima così del paese. Appena vedono un politico, Stato anche composto. Che già la manda a fa culo, qualcuno. No, qualcuno. Non male, qualcuno. Chi fa questo mestiere deve sapere che va così. Oneri e onori. Io rido di quelli che dicono, poi la politica no, non sarà un mestiere, ma per farla ci vuole mestiere. Se ti arrabbi che la gente ti manda a quel paese, devi cambiare mestiere. Ma ultimamente quanto capita? Molto. Più di prima. Più di prima. Cioè, ci deve avere paura le volte. Da quando è salito Monti al governo, di più. No, questo non è possibile. Più di quando eravamo al governo noi. Ci sarei stata l'opposizione del governo Monti. Ma non lo sapevano. E quindi, non lo sapeva. Quindi lei becca le pietre. Esatto, le ho prese per Berlusconi e per Monti, quindi conto doppio. E comunque prende le pietre, comunque. Sì, sì, è stato un anno terribile. Lei una volta ha detto, ma anche questo non molto tempo fa, i privilegiati non sono i politici. Certo che, Rotondi, dire questa cosa oggi... Davvero lei rischia di prendere le pietre? Lei lo urlerebbe qui a Venezia? No, io dico una cosa. I privilegiati non sono i politici. Io dico una cosa diversa. Non sono i politici i privilegiati. Faccia dire al signore. Non sono privilegiati. No. Lo vuol dire lui, ecco, io lo delego. Sono privilegiati i politici? Credo proprio di sì. Sì, penso proprio di sì. Io la metterei in questi termini. Rispetto al signore, sicuramente i politici sono privilegiati. Rispetto a chi giudica i politici sulla stampa e in altre aule, i privilegiati non sono i politici. E l'ha convinta? Che deve fare a Venezia? Qual è l'impegno politico? Devo incontrare gli amici che fanno parte della piccola comunità del mio partito e quanti dire... siete? Non è notoriamente un partito di massa, no, qualche decina. Ma lei si rende conto che per la prima volta nella storia repubblicana non ci sarà sulla scheda elettorale nessun simbolo comunista? Però i comunisti ci stanno in abbondanza. E neanche il simbolo della Democrazia Cristiana. E anche i democristiani ci sono in abbondanza. Ma non ci sarà più il simbolo per la Democrazia Cristiana. Ma comunque ci sono i democristiani. E lei? Dice poco. La sente questa spinta dell'antipolitica? Glielo chiediamo così e torniamo immediatamente dopo la pubblicità per sentire la risposta. Sì, è stata anche molto alimentata. Ah. Di nuovo in studio, abbiamo pochissimo tempo, però Camusso, dobbiamo parlare della questione fondamentale, cioè che politicamente voi siete diventati un partito, almeno così viene interpretato da Berlusconi, da Ingroia, da Monti. Obiettivamente avete fatto 622 pagine di programma, c'è un tweet stupendo in cui uno dice bisogna tradurlo in tedesco, però siete un partito. No, così vorrei anche dirle lui. Che il nostro piano sono 30 pagine. In queste 622 pagine è Il contributo che molti economisti e molti collaboratori hanno dato in termini di riflessione, di analisi. Vabbè, questa è una risposta politica già. No, nel senso che adesso abbiamo memoria di piani che avevano troppe pagine che hanno determinato qualche confusione. Quindi sulla politica? Io sono, come dire, tra quelli molto stupiti del fatto che si faccia una campagna elettorale parlando tanto della CGIL, mai delle sue proposte, ma di questo strano ente astratto che è la CGIL, che corrisponde sempre a non voler dire che cosa si intende fare, salvo magari un giorno smentire i provvedimenti appena fatti al governo per poi dire il giorno dopo ancora che andavano bene.
Questo paese si è disabituato, lo capisco dal punto di vista del presidente Monti, lui l'ha teorizzato, ha cercato di praticarlo, ha sostenuto che non bisogna che esistano le forze sociali che sono un impedimento, e quindi una CGIL che continua a fare proposte, continua a organizzare i lavoratori, capisco che per lui rappresenta un impedimento. Ma voi avete un potere di veto quando che potere di veto? Ha fatto delle robe assolutamente folli sulle quali eravamo contrari, su cui abbiamo dovuto lungamente scioperare, eppure le ha fatte, ma dov'è il potere di veto? Ma quando dice la CGIL, Vendola e la sinistra massimalista del PD hanno bloccato il paese, lei che pensa? Penso proprio che usi un argomento che è un fantasma, come altri fantasmi che sono stati utilizzati, che ha dietro l'idea che la democrazia di un paese non è fatta oltre che dalle forze politiche, è stata anche dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni degli imprenditori, dalle associazioni di volontariato e da tanta parte di mondo. Ma non è un caso che quella modalità venga da tutti quelli che hanno fatto dei partiti personali e delle liste personali. Vai. Cioè che negano l'idea che la democrazia colpo sia fatta di partecipazione, di rappresentanza di tante forze che fanno la loro parte. Le piace di più la Confindustria di Marcegaglia o di Squinzi? L'ultima domanda secca. È la nostra controparte, non ne giudichiamo ovviamente le presenze. Lei è quindi diventato il miglior partito politico della sinistra. E con la Camus è una dichiarazione un po' così. Chiudiamo questa sera e non diciamo chi c'è sabato prossimo. Lo scoprirete. Buonasera.